Amici di YouTube, io sono Davide Net e benvenuti nel mio canale. Benvenuti ad una nuova serie, un nuovo gioco intitolato Limbo. Limbo è un gioco che tratta di un ragazzo che senza nome si risveglia nel mezzo di una foresta, in bilico tra la normalità e la pazzia. Una foresta buia, una foresta oscura, di nebbia, piena di ostacoli. Questo ragazzo dovrà superare tanti ostacoli e dovrà fare in modo di trovare la via giusta per uscire da tutto questo. Amici di YouTube, prima di augurarvi una buona visione con questa nuova serie, con questo nuovo gioco, voglio dire che è importante giocare a questo gioco e vivere questo gioco con un'esperienza unica. Chiudete la luce, chiudete le finestre e state in piena tranquillità e mettetevi comodi perché potrete gustare al meglio questo gioco che secondo me deve essere proprio vissuto nella tranquillità più totale. Ecco, inizia appunto la schermata dove c'è questo ragazzo che dorme, i suoi occhi adesso si aprono, si risveglia e si trova isolato in mezzo a questa foresta. Iniziamo subito il gioco. Ecco, Limbo si è alzato e adesso iniziamo a giocare. Un'atmosfera davvero unica di questo gioco, dove quasi ci tiene in suspense. Allora, a questo punto dobbiamo scendere da questo tronco. Oh, attenzione, saltiamo, dobbiamo stare attenti, superare i vari ostacoli e capire come andare avanti nel percorso. Allora, io adesso non posso andare avanti, a quanto pare posso spingere, ma per salire io adesso tiro questo carretto e salgo. Ok, sono riuscito a salire. Con il joypad si sente proprio la vibrazione di ogni movimento. Si avvicina molto alla realtà, questo gioco dove si riesce ad avere un bel realismo. Allora, bisogna stare attenti qui. Ok, e abbiamo superato, diciamo, questi primissimi ostacoli di come andare avanti nel percorso. Vedete, nel gioco inquadriamo solamente gli occhi di questo ragazzo, non riusciamo a capire nemmeno in volto. Ora prendiamo la barca e camminiamo, guardiamo, osserviamo la sagoma, ma non riusciamo a capire come è fatto questo ragazzo. È tutto proprio l'atmosfera del gioco che veramente prende lo spettatore ed è per questo che ho detto che secondo me è un gioco che va giocato con la tranquillità assoluta e con l'atmosfera ideale. Siamo arrivati con la barca. Scendiamo dalla barca, adesso dobbiamo proseguire il nostro percorso. Però non possiamo proseguire perché da qui non possiamo andare, non ce la facciamo a saltare. Dobbiamo arrivare, penso, su quella corda. Quindi prendiamo la barca e la trasciniamo vicino a questa specie di muro, non si capisce nemmeno se è un muro, tra l'altro. Ok, saliamo sulla barca.
saliamo su questo muro. Ok, ancora non arriviamo alla corda, quindi penso, ecco, dobbiamo arrampicarci e proseguire il nostro percorso. Ok, sono riuscito a saltare sulla corda. Saliamo. Ok, ragazzi, siamo riusciti ad arrivare sopra. Ragazzi, veramente un'atmosfera da brividi. Sembra di stare davvero in una foresta. Non mi vorrei mai e poi mai trovare nella situazione di questo ragazzo. Continuiamo il nostro percorso con calma perché dobbiamo stare attenti ai vari ostacoli che ci sono. Qui per terra vedo delle lame e in alto vedo a destra come delle farfalle, come delle cose che si muovono. Straordinario, ragazzi, quest'effetto. E in effetti, evidentemente, queste farfalle le hanno create appositamente per distrarci e per farci andare su queste lame. Allora, ragazzi, non possiamo saltare perché le lame sono troppo larghe, quindi ho spostato la lama e così ho potuto saltare le lame. Continuiamo il nostro percorso. Adesso che c'è qua? Allora, dovremo saltare qui e poi dovremo andare dall'altra parte. Attenzione, ragazzi, cosa vedo? In basso vedo un'altra lama. Quindi, in effetti, se noi saltiamo, rischiamo di morire sulla lama che si trova proprio sotto. Quindi penso che non è il caso saltare. Spostiamo la lama qui. Ok, spostiamola un altro po'. Ok. Adesso possiamo saltare. Infatti, ragazzi, come potete vedere, abbiamo fregato questa lama. Ondeggiamo un po' e saltiamo. Bene, abbiamo superato anche questo ostacolo, ragazzi. Continuiamo a camminare nel nostro percorso. Qui che ci sono come delle cose che scendono, vabbè. Continuiamo a camminare il nostro percorso. E adesso c'è un tronco qui. Ok, saltiamo. Caspita, un masso. Ok, ragazzi, ci siamo salvati anche questa volta perché c'era questo masso che veniva contro di noi. Siamo andati indietro giusto in tempo. Continuiamo il percorso. Qui saltiamo. Ok. Continuiamo a camminare con molta prudenza. Non è che voglio andare piano, ma è un gioco pieno di ostacoli, quindi voglio essere molto molto prudente quando cammino, vi dico la verità. Allora, qui che c'è? C'è come una cosa per terra, non ho capito che cos'è. No, non è niente. Allora, qui vedo una corda. Continuiamo il nostro percorso. E qui c'è l'acqua, quindi dovremo andare da qui. Però se andiamo da qui rischiamo di annegare. Quindi tiriamo questo, tiriamolo fuori. Portiamolo verso questa corda. Spostiamolo ancora un po'. Saltiamo. Ok, adesso penso che dobbiamo arrampicarci su questa corda. Ok. Ondeggiamo. Ok.
Saliamo. Ok, continuiamo a salire. Continuiamo ancora a salire. Allora, a questo punto del percorso c'è una corda sospesa in aria e un tronco d'albero da quest'altra parte spezzato. Facciamo cadere questo tronco d'albero, vediamo. Ok ragazzi, ho capito bene, bisognava far cadere questo tronco che molto probabilmente ci servirà giù. A questo punto sulla corda non possiamo andare, quindi con calma scendiamo giù e ritorniamo da dove siamo saliti. Ok. Allora, a questo punto abbiamo il tronco d'albero e questa cassetta fatta di legno. Quindi ora che cosa faccio? Unisco questa cassetta di legno al tronco d'albero e mi creo il percorso nell'acqua. Dovrei creare almeno, infatti, mi creo il percorso nell'acqua, spingiamo un altro poco ancora. Ok, proprio al minimo dobbiamo spingere questa cassetta di legno e il tronco dell'albero. Ok, ragazzi, anche questa è fatta. Abbiamo capito a cosa serviva questo tronco d'albero. Continuiamo il nostro percorso. Caspita ragazzi, veramente un percorso difficile. Ragazzi, un altro ostacolo, di nuovo questa lama. Con prudenza, non vorrei che cade all'improvviso. No, non cade. Ok, allora possiamo avanzare. Vediamo che c'è. Caspita ragazzi, che cos'è? Dovrebbero essere dei rami di un albero? No, non penso. Io penso che sono più delle zampe che appartengono a un ragno. Andiamo avanti. Come facciamo ad andare avanti adesso? Come facciamo ad andare avanti? Non so proprio come dobbiamo fare ad andare avanti. Ragazzi, ho sentito un rumore, vediamo un attimino. Ah, ragazzi, avete capito? Facendo fare il movimento alle zampe del ragno, abbiamo fatto cadere questa lama che sicuramente ci serve per rompere le zampe del ragno. Quindi spingiamo questa lama e la andiamo a spingere proprio verso le zampe del ragno. Ma a questo punto dovremo far coordinare il movimento della zampa che la mette giusto quando sta, ecco, allontaniamoci. No, devo fare la lama più indietro quando sta per colpire. Ok, abbiamo rotto la prima zampa, come potete vedere. Dobbiamo rompere però altre due zampe, ragazzi. Quindi, ok, abbiamo rotto la seconda zampa. Dobbiamo rompere solamente l'ultima zampa. Ok ragazzi, abbiamo rotto l'ultima zampa e quindi il ragno si sta allontanando e presuppongo sta andando sull'albero. Amici di YouTube, io voglio fermarmi qui e voglio fermarmi con questo primo episodio intitolato Limbo, il gioco. Grazie a tutti, se vi è piaciuto il video lasciate un like e ci vediamo al secondo episodio di questo nuovo bellissimo giochi. Rimanete sintonizzati, ci vediamo al prossimo video. Ciao da Davide Netto.